Io ero in macchina, mi stavo dirigendo qui in consolato. Arrivato in ufficio, avevo lo schermo televisivo in funzione e vidi un aereo che si dirigeva verso una torre gemella. Era il secondo aereo che andava a sbattere contro la seconda torre. In quel momento stesso io ho pensato di vivere un'esperienza epocale, storica. Ho deciso di scrivere il libro. Quando ho lasciato New York, 2 anni dopo, il libro era praticamente fatto, era pronto. Però sono andato a Praga e nel frattempo scorrevo agenzie, rapporti e mi sono fermato in queste considerazioni il giorno in cui è stato creato il primo governo democraticamente eletto in Iraq. Ecco, a quel punto ho detto, il primo step è stato concluso, questi hanno votato, c'è un governo eletto, probabilmente l'amministrazione Bush considererà questo un successo, un primo successo. Allora a quel punto mi sono fermato, ho detto ora rimetto in ordine le idee e poi ho pensato al decennale, cioè dopo 10 anni si fanno un po' i conti, dico vabbè, allora per il decennale lo pubblicherò. Dopo la fine del suo mandato, lei è tornato nuovamente sul posto, a Ground Zero. Si ricorda quali sono state le emozioni che lei ha provato in quel momento? Diciamo che era un turbinio di sensazioni. Da un lato una grande pietà per quello che avevo visto e per quello che avevo sentito. Dall'altra una grande forma di meraviglia per il fatto che quel sito era rinato. Giuliani disse una frase che considero ancora oggi eccezionale. Disse: abbiamo trasformato il giorno più nero nel giorno più luminoso. Come si è comportata la comunità italiana e italoamericana in quei giorni? Sono stati unici, nel senso che hanno offerto tutto il loro appoggio e tutta la loro disponibilità per fornirci quelle notizie che potevano orientare meglio il nostro lavoro e la loro assistenza per collaborare a quello che gli impiegati del consolato stavano facendo. Tra gli italoamericani, un posto d'onore, a parte il sindaco Rudy Giuliani, che è il vero eroe, che continua a considerare il vero eroe, io vorrei anche ricordare la figura di Daniel Nigro. Daniel Nigro era il vice capo dei pompieri di New York. Il capo era Peter Ganci. I due erano appaiati al momento, diciamo, del disastro, quando ancora le torri reggevano e cercavano disperatamente di capire che tipo di strategia utilizzare per contrastare quello che stava succedendo. Ebbene, a un certo punto Peter Ganci si stacca da Micro. Va verso una torre e dice: tu occupati dell'altra. Dopo pochi minuti che i due si staccano, la torre viene giù. E Nigro era diretto verso l'altra torre. Quindi capisce che ormai il crollo dell'altra è questione di minuti, si stacca e prende il comando, perché vede il suo capo scomparire in mezzo a questo cumulo di macerie, polvere. E con Nigro poi è nata un'intensa amicizia, ci E ricordiamo. lui veramente ha fatto tantissimo e io sono veramente grato ancora oggi, dopo 10 anni, con Nigro perché ha dimostrato non soltanto in quell'occasione, ma anche nel racconto che faceva, dei toni che mi commuovevano. Lui diceva: io per certi aspetti mi sento quasi responsabile di essere vivo. Dico: ma perché? E lui mi rispondeva: ma perché Ganci è andato lì e io dall'altra? Io potevo essere andato io lì, verso quella torre che è caduta. Quindi questo mi rende la vita difficile. Lo shock emotivo poi di quei giorni, diciamo, lei ha sentito l'esigenza di non solo di metterlo nero su carta, ma anche di dipingerlo. Durante la tragedia io dipinsi 21 tele su questo argomento, che poi ho gelosamente custodito in un cartone e mi sono portato in giro per il mondo.
e smise di dipingere, questo mi piace ricordarlo perché voglio rendere omaggio a un grande artista italiano che è Riccardo Muti. Riccardo Muti, il 22 luglio del 2002, volle rendere un omaggio alle vittime dell'11 settembre. E io lo accompagnai. E a Granzino di notte lui fece intonare il Va pensiero. E fu una cosa che ancora sento la pelle che mi formicola per l'emozione che provai. Perché in quel momento ebbi la sensazione che i gemiti delle 3.000 vittime sparse nell'aria, polverizzate nell'aria, terminassero. Era come lo svolgimento di una cerimonia funebre, officiata da Riccardo Muti.